Torni a casa, saluti Avellino, piazza dove sei stato nell'ultima stagione. Credo sia stato anche bene indossando la maglia bianco-verde. Bellissimo, veramente non mi aspettavo nulla di tutto ciò. E, è stata una scommessa per me, per tutta la squadra, la società, perché comunque è stato un anno di rinnovamento dal punto di vista dei giocatori, dello staff, della dirigenza, quindi era un anno nuovo per tutti, era un calderone che poteva andare benissimo o malissimo o meglio, invece è andato molto bene. E pian piano abbiamo riportato la città al palazzetto e facciamo più che altro. Secondo me il merito è stato sì, le vittorie sicuramente, ma anche vedere un gruppo proprio di giocatori, di amici, di uomini che lottavano per vincere, perché era proprio bello essere insieme, era bello, come dire, guardarsi in faccia dopo aver sudato insieme e ottenere un risultato. Sto benissimo anche con lo staff tecnico, col preparatore atletico, soprattutto. Un sistema che ha veramente dato tanti frutti sia a me che alla squadra. E Per la tua crescita professionale e tecnica, quanto è stato importante sotto questo aspetto, Avellino? ma appunto tantissimo perché c'era da dimostrare appunto di riuscire non solo di riuscire ad avere un ruolo importante in una squadra nuova dopo essere stato tutti gli anni nella stessa. E anche fare però qualcosa in più, oltre a riconfermarsi. Quindi io puntavo assolutamente sul fatto di lavorare sulle mie sicurezze, sulle cose che già avevo. E niente, questo mi ha fatto crescere anche come uomo, perché comunque è la prima volta che vivevo da solo, indipendenza totale, ma non è stato per nulla una fatica, anzi è tutto venuto molto naturale, è stato molto bello. La gioia più grande, comunque il ricordo che porterai sempre dentro di questa stagione. Ma mi viene direi proprio la vittoria a gara 3 con Pistoia, perché è stata veramente una grande prova e è stato veramente bello abbracciarsi tutti dopo una vittoria così difficile, io non avevo mai vinto in quel campo lì. Poi vabbè, la stagione quest'anno è andata avanti, ti ha messo poi di fronte al tuo passato che è diventato il tuo presente. Magari c'è un po' di rammarico per come è andata questa serie contro Reggio. Capo conta veramente tanto, forse addirittura troppo, ma questa è una cosa che è un po' nel campionato italiano. E secondo me, se avessimo avuto il vantaggio del campo, avremmo vinto noi. Secondo me, poi è chiaro che qui sei qui, ma nessuno sa come sarebbe finita, però ho questa sensazione.